Ebbene sì, siamo oggi qua per parlarvi di barche, barche fantastiche. No, non è proprio vero. Oggi siamo qui per il 7° Festival dei Motori, un evento bellissimo con macchine d'epoca e mezzi aerografati. Scopriremo presto di cosa stiamo parlando. Impegnatissimo, finalmente siamo arrivati da lui, 7° Festival dei Motori, il vero e unico patron, Sergio Carazza. Ciao Sergio. Grazie. Inizio è partito proprio da me nel 2010, poi abbiamo proseguito negli anni. L'anno scorso purtroppo per problemi di pandemia abbiamo dovuto tralasciare tutto. Speriamo di andare avanti ancora negli anni. Allora, abbiamo parlato prima di aerografia, sbagliami se lo dico, abbiamo visto dei bellissimi modelli, abbiamo visto anche il camper, chiamiamolo così, il motorhome dei Nomadi, e qui un'altra tua creazione. Ci vuoi spiegare come fai a creare questi, diciamo, opere d'arte? Ok, partiamo da questo, a parte che sono tutte aerografie manuali, quindi praticamente il discorso è un disegno a matita, una verniciatura fatta con l'aerografo e poi un passaggio in carrozzeria per la trasparente finale. E su questo mezzo molto particolare, al cui sono molto legato, perché con questo ho fatto da apripista al Paul Ricard. Dietro avevo 150 chopper e 150 camion aerografati. Con lo stesso ho fatto per 2 anni da apripista a Misano Adriatico al circuito Simonelli. Caspita, tanto rimaniamo abbastanza colpiti, no? Da quello che ci sta dicendo Sergio, abbiamo capito che veramente è un grande personaggio. Ecco Sergio, quando vengo da te ti propongo io qualcosa oppure proponi tu i soggetti da mettere sui camion o sui mezzi? Normalmente è una scelta che si fa in comune, cioè l'idea parte da entrambi, poi ci sono le varie rifiniture, cioè correggere un attimino il tiro, che a volte ci sono delle richieste non troppo omogenee. Beh, diciamo un po' come il nostro operatore Beppe, che a lui piacciono molto le donne in bikini, magari qualche camionista te l'avrà chiesto, no? Penso che lì sia una cosa in comune, no? Non solo la camera. Siamo con Franco, una bellissima Willy, una dei mezzi storici usati dall'esercito americano. Franco, com'è stato ottenere e tenere in queste condizioni questo bellissimo mezzo? Mi è capitato l'anno scorso di trovare questa auto a voltaggio in provincia di Alessandria e me ne sono innamorato e quindi l'ho presa e ho sistemato il motore, che era l'unica cosa che non funzionava, dopodiché la uso quando tutti i giorni. Una grande passione per le auto d'epoca, è veramente un mito. E se non lo guardate, occhio che vi spariamo. Siamo con Marco, come potete vedere, un grande appassionato dei Queen. No, dei Nomadi. È un grande appassionato dei Nomadi, stiamo scherzando, vero Marco? Beh, intanto un'aerografia fantastica fatta dal nostro Sergio Carazza, e tu vai in giro, penso, per tutto il mondo con questo mezzo. Vado anche in ferie, quando riesco. Allora, questa passione per i Nomadi e questo mezzo, ci vuoi raccontare qualcosa? Niente, è nato 10 anni fa, un'aerografia così studiata da io e Sergio, sono venuti i Nomadi, Beppe e Carletti, a vedere il disegno per darci l'ordine di continuare i disegni e abbiamo progettato un affare unico. Direi che veramente questo è un mezzo speciale, unico. Che cos'è? Che mezzo è? Un daily riadattato, dove lui appunto ci passa le ferie e chissà quante fotografie, quanti video farà. A mucchi, solo 1 euro per fotografia, io non lavoro mai più. E allora, finita l'intervista, gli daremo 10 euro. Un saluto a tutti gli amici telespettatori che ci seguono. Ciao, da Marco ragazzi. E dai grandi Nomadi. Ciao. E da Beppe Carletti. Ciao! Ciao! Ebbene sì, siamo qui con Giorgio, lo sceriffo della contea qua di Savona, di provincia di Savona. Ciao Giorgio, una bellissima macchina americana, ovviamente della polizia, sei qua per servire e proteggere anche tu. Certamente, sono venuto apposta alla Cuneo per proteggere voi a Savona, ad Andorra. No,
È una passione, un gioco, chiamalo come vuoi. Dove l'hai recuperata questa fantastica macchina? Diciamo che è la più invidiata qua oggi. Beh, esagerato, no, la macchina arriva da New York, è la macchina della polizia dismessa. Quindi è una macchina che è completa di tutto quanto. Ho avuto la fortuna di trovarla completa e niente, cioè, è qua. È qua, immagino che insomma mantenerla penso che non possa circolare ovviamente, e, insomma ci vuole tanta passione, Giorgio, vero? Sì, certamente, viene caricata sul carrello, lo portiamo nelle feste così, una macchina diciamo statica, però è simpatica nello stesso tempo. E allora quando vedrete Giorgio sulle autostrade di tutta Italia, mi raccomando salutatelo e ricordatevi, la polizia di New York non perdona. Fantastica macchina d'epoca, eccezionale. Questa è una macchina che non va a cavalli ma va a motore, e con lui il proprietario, Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti, grazie. Questa è una Diatto, è un'auto del 1909, unico esemplare, fatta a Torino. E questa è una carrozza, prima era una carrozza a cavalli, ora è una carrozza a motore. Comunque una grande soddisfazione, l'ho trovata in Olanda e l'ho riportata in origine in Italia. Dove nasce, Mario, la tua passione per le auto d'epoca? Nasce da una quindicina di anni fa, da quando sono andato in pensione, mi sono dato alle auto storiche, quelle più anziane diciamo, e con una grande soddisfazione. Ora sono presidente di un club piccolino, La Granda, che è di Benevagenna, e siamo molti amici con queste auto bellissime. E allora in compagnia di Mario, pronti a partire per un tuffo nel passato? Guardateci, seguiteci, perché le sorprese sono ancora tante. Siamo qui con bellissime e spettacolari ape Piaggio, naturalmente originali, non modificate, questo è molto importante. Con noi in rappresentanza di tutti loro, Giulio. Allora, siamo un gruppo di ragazzi che ci divertiamo molto con le api, perché non adoriamo le moto e le due ruote in generale, passando i pomeriggi in officina a divertirci e a elaborare, tra virgolette. E allora, caro Giulio, e insieme a tutti loro, queste fantastiche ape, certo, bellissime, casco in testa e luci sempre accese e motore originale, mi raccomando, sempre. E se li vedete ovviamente suonate il clacson e noi avremo le trombe pronti a rispondere. Siamo in compagnia di Pierluca Gallo della Gallo Trasporti. Gallo Trasporti di Albenga, buongiorno a tutti quanti. Allora, ti chiamo Luca, che è più semplice. Luca, Sergio Carazza, gennaio 2000. Quello che ci diceva prima Sergio, perciò ben 21 anni di questo splendido. Questo, dove hai preso l'ispirazione per questo fantastico? L'ispirazione l'ho presa da delle riviste e da degli anni scorsi che sono stato nei Caraibi e compagnia. E qualche d'una di queste idee qua è venuta da lì, ecco, e che poi Sergio ha trasformato fantasticamente. Ecco, non vogliamo sapere quali riviste, però ci fidiamo. Allora, abbiamo visto tantissimi mezzi, tutti aerografati, bellissimi. Luca, cosa vuol dire andare in giro con questi mezzi e fare il camionista, no, tra virgolette, in questi tempi? Vuol dire avere ancora la passione che ti tiene vivo. E vuol dire usare molta attenzione, perché dovunque vai sei osservato dappertutto, e però vuol dire anche andare fiero di quello che porti e di quello che fai. E qui da The Prince of the Caribbeans un saluto dal 7° Festival dei Motori, Andrea Evans.